Ciao, bentornati, bentornate o benvenuti e benvenute sul canale di Box Addicted che è collegato con il gruppo Facebook omonimo nel quale condividiamo offerte di box, calendari dell'avvento, box singole, box in abbonamento, risparmi, offerte e così via. Quindi se volete entrare nel gruppo per sapere quali sono le ultime offerte e approfittare di qualcosa di nuovo, vi consiglio appunto di seguire il link che vi lascio nel box informativo. Allora, oggi sono in compagnia di quella che potete vedere, è la bellissima, da un punto di vista estetico, Glossy Box del mese di ottobre che mi è appena arrivata. In questa box è una box in abbonamento con varie soluzioni, quindi per risparmiare ci sono anche dei codici sconto per prendere la prima ad un prezzo più conveniente. Io ne condividerò uno nel box informativo, quindi se volete abbonarvi potete utilizzare questo codice. Ma andiamo a vedere che cosa contiene appunto la box del mese di ottobre, ispirata da un punto di vista estetico, come vedete agli astri. Quindi il colore è uno dei miei preferiti, credo che sia un blu di Prussia tra il blu e il verde. Io rompo il sigillo, scusate il rumoraccio che sto facendo. Ok, l'ho proprio rotto in tutti i sensi. Allora, vediamo che cosa contiene. Parto da questo che dovrebbe essere, sì, il QR code Written in the Stars, come vedete è la tematica di questo mese. Con il QR code, scansionandolo, potrete vedere tutte quante le applicazioni varie dei prodotti che sono all'interno di questa box, che mi sa che mi hanno confezionato al contrario perché si vede il dietro di tutti i prodotti. Ma innanzitutto abbiamo questo spray Frizz Fixer, quindi anti effetto crespo, da 50 ml di Percy & Red London. Quindi è appunto uno spray, come vedete, pensato per eliminare l'effetto crespo, che solitamente non è appannaggio unicamente di chi ha i capelli ricci come i miei, ma anche di chi insomma non li ha proprio lisci come spaghetti. Chi ha i capelli mossi sa di cosa sto parlando. Poi abbiamo di BB, guardate anche che bello il fatto che accordino i colori della box con quelli dei prodotti o viceversa. Comunque, una crema al bakuchiol per gli occhi, una crema del contorno occhi, da questa vi dico un attimo 15 ml con acido ialuronico, una crema da notte. E anche vegan, 100% vegano, testato sugli animali, e la confezione di questo prodotto è fatta in zucchero di canna, quindi è tutto nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, quindi inclusi gli animali. Andiamo avanti, abbiamo questa di Beauty Pro, che è una Warming Eye Mask, una maschera per gli occhi rilassante con camomilla. Penso che sia per la notte, sì, sicuramente. Sì, dice proprio di lascio per sgonfiare il contorno occhi. Poi ancora cosa abbiamo? Ah, questo prodotto che lo trovo un po' dappertutto, devo essere sincera, di Mine, Tambo di Skin, è uno scrub, appunto, logicamente esfoliante al caffè. Considerate che se siete abbonati a Look Fantastic, sappiate che Glossy Box fa parte dello stesso circuito. Per cui potreste trovare prodotti nelle Glossy Box e nel Look Fantastic, in Look Fantastic abbastanza simili. Poi abbiamo, oh, che carino, anche da un punto di vista di packaging, abbiamo questo di Bubble Tea, Neroli più Tangerine, un body wash che dovrebbe essere un sapone, insomma, da doccia, un doccia schiuma. Let the feeling of this calm moisturing. Moisturizing, scusatemi, body wash, hydrate and nourish your skin, quindi è un body wash idratante che logicamente adesso vi faccio sapere. 100 ml, vi dico la profumazione qual è, anche se aspettate è chiuso. Oh, veramente buona, va bene secondo me sia per uomini che per donne. Neroli and Tangerine. E poi cosa abbiamo altro? Abbiamo, sì, di Steve Laurent, credo che sia Orchid Lip Oil. Ah, Lip Oil, un olio labbra. Credo che il colore o il gusto sia orchidea. O gusto orchidea, non credo proprio. Ho detto una stupidaggine. Sicuramente è il colore. Oh, che bellino! Guardate, si riesce a vedere? Penso di sì. E questo violetto molto delicato. Ecco,
Quest'olio, che bello. È anche profumato, profuma di buono, molto interessante. Penso che sia idratante. Fatemi vedere un attimo, scusatemi. Non c'è scritto, non c'è scritto, va bene, non fa niente. Andrò a vedere tramite il QR code se è anche idratante. C'è altro? Non c'è nient'altro. Quindi vi faccio rivedere in cosa consiste la Glossy Box del mese di ottobre. E abbiamo detto in questo spray anti-frisé, effetto frizz. Persil Reed London, l'Eye Plump e la crema contorno occhi al Bakuchiol e acido ialuronico di BB, e la di Beauty Pro, la maschera warming riscaldante dovrebbe essere, sì, però credo che sia proprio per gli occhi rilassante, quindi anche antipuff, come si suol dire. Poi abbiamo il Coffee Scrub esfoliante di Mind Tambori Skin, questo bagno schiuma o doccia schiuma, più doccia schiuma Neroli and Tangerine di Bubble Tea, e infine questo bellissimo gloss di Steve Laurent al colore orchidea profumato. Tutti questi prodotti li trovate appunto nella Glossy Box di ottobre, che non credo si possa più prenotare, però con il codice sconto che vi vado a inserire nel box informativo potrete prendere le prossime a un prezzo molto più conveniente rispetto al singolo. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo sempre che se volete iscrivervi al nostro canale, al nostro seguirci su Instagram, oppure ancora iscrivervi al gruppo Facebook, è un buon modo per poter risparmiare su tantissime box in commercio. Io vi ringrazio, vi saluto, saluto anche gli amici di Glossy Box e alla prossima. Ciao!